Una domanda che è questa: chi è Dio se non il Signore? Chi è Dio se non il Signore? Dobbiamo riflettere su questo. Se Dio è il Signore, allora devo affidarmi alla sua parola, non al mio perbenismo oppure al nostro opportunismo, che tante volte è fuori rotta, fuori limiti nostri. Noi tante volte ascoltiamo, ci convinciamo, però rimaniamo sempre dentro la nostra natura che prevale sulla parola, prevale sempre. Attenzione, perché qui ci sono delle sottolineature importantissime da fare, e dice: chi è Dio se non il Signore? O chi è roccia su cui tu puoi costruire la tua carissima? Ho visto, ma è bellissimo, molto bello, meraviglioso. Quindi ha fatto Eleonora, ma è meraviglioso. Il canto, la musica, dall'altra parte il Signore. Allora io sono un po' in dubbio, sempre faccio una stola, no? Sì, infatti lei secondo me non fa proprio questa idea. Sì, comunque, però quando c'è il paramento in rosso, ci rimettiamo così. Allora, stiamo attenti perché è importante qui. La parola di Dio dice: chi è roccia se non è il nostro Dio? Chi vuole costruire sulla sabbia? La roccia ci rende stabili, non umorali, cioè umor. Oggi mi sento e allora faccio il cristiano, non mi sento e faccio l'aggressivo. No, non voglio essere preso in giro, gli faccio vedere io e tiro fuori tutte le mie unghie, come fanno gli animali feroci. Attenzione, perché noi così distruggiamo quella parola che ci rende saldi. Allora guardate, dice: chi è Dio se non il Signore? E chi è roccia se non il nostro Dio? E poi dice così: allora, se voi accogliete questo, allora io vi dico che cosa compio nella vostra vita. E l'esito della parola di Dio, noi abbiamo i santi. Il modo con cui hanno vissuto la parola di Dio con coerenza, sono usciti i grandi santi. Abbiamo Carlo Acuti, sì, ragazzino di 15 anni, abbiamo San Domenico Savio, 15enne pure altrettanto, e Maria, come si chiama? Chiara Luce Badano. Farina. Sì? Farina, sì. Comunque, tutti i giovani hanno seguito, come anche Laura si sta seguendo questo. I ragazzini nostri, una bambina, quanti anni c'ha? 5 anni? Sì. Maria Chiara, che ha chiesto di confessarsi. E io l'ho aiutato a confessarsi. Allora, come dice Gesù, devi voler bene papà e la mamma, capito? Sì, se tu disubbidisci alla mamma, sai, Gesù piange. Questo è il peccato, no? Fai piangere e uno chiede perdono. Così, con piccole cose, e poi guarda Gesù, poi tante altre piccole cose, dire la verità, no? Far bene le cose. Se sta facendo una lezione di canto, di musica, allora fa bene a tutte le cose. Poi l'atto di dolore. Guarda Gesù crocifisso, era ginocchiato davanti al crocifisso. Quante sono le piaghe di Gesù? Guarda le mani, guarda i piedi, guarda il costato. 5. E devi dire così, 3 parole. Signore, misericordia, perdona. Signore, misericordia, perdona. Il Signore ti perdona. Le mani sul capo,
Questi sono i santi che vanno avanti da piccolini. E che aspettiamo? Quando incominciano già fanno le monnellerie proprio da piccolini, no? Quando vogliono una cosa strillano per ottenerli. Strillano, e lì è il grido del proprio io, capriccio, capito? È lì che dice, una volta che, carissimo, ciao, una volta che la mamma dice no, non deve piegarsi al sì poi, perché altrimenti capisce che più grida più ottiene. E qui non è educativo, noi li vissiamo i ragazzi. Facciamoli piangere perché devono capire che quando dice la mamma è una cosa buona e tu per te sarà male. Non ci sono episodi un po' strani, però lasciamo stare, andiamo. Allora dice, nel momento in cui il Signore è la tua roccia, lascia stare il tuo modo di pensare, la provocazione che stai subendo. Non reagire secondo quel momento in cui ti viene di aggredire chi ti ha provocato. Fermati, se Dio è la tua forza, diglielo: Signore, in questo momento ho bisogno di te. E la Madonna prega per me, peccatore, peccatrice, adesso ho bisogno. E siccome queste cose ci accadono lungo il giorno e per settimane, io so quando mi accadranno certe situazioni in cui io subito reagisco. Preparati con la preghiera, perché quando questa provocazione arriva al momento, dice ho pregato, allora devo mettere in atto quello che io dico. Altrimenti noi vanifichiamo la parola di Dio, la vanifichiamo. E non, noi, se volete prendere per favore il capitolo che ho segnato, capitolo 40 del profeta Isaia, capitolo 40 del profeta Isaia, 40 Isaia. Adesso vi do anche il versetto 40 28 31. Allora attenzione, però una premessa, affidarsi al Signore è la vera grandezza di un uomo, di una persona. Affidarsi alla sua parola significa manifestare la grandezza, perché se mi affido a me stesso io distruggo tutto, le amicizie, le vicine di casa, i parenti. Se non c'è quella capacità di sopportazione, non di sospetto. Il sospetto genera persone fissate, perché subito, appena vedo questo sta pensando male di me, che non lascia stare. Ognuno si porta un carico di peso, di giusto a te devono pensare, per esempio, no? Ognuno ha il suo peso, la sua croce. Allora, attenzione, avete preso? Sì. 40, versetto 28. Forse leggi? Aspetta, avete preso? Forza. Non lo sai forse, non l'hai udito. Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Ecco, questa è una piccola premessa. E poi dice... Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Capite? Egli dà forza allo stanco. Siamo avviliti, siamo stanchi, siamo scoraggiati, siamo quello che siamo.
Che bella. È un'impresa che dobbiamo affrontare ogni giorno. Egli dà forza allo stanco, ma come se lo devi dire che lui è la sorgente di ogni vigore e di forza? No. Moltiplica il vigore allo spossato. A chi pensa di non farcela. Esatto. Ed è presuntuoso, presuntuoso perché gestisce se stesso in quel momento in cui tu devi invece agire da uomo, rispettando anche la debolezza dell'altro, gestendo la tua debolezza. Ma tu che credi devi gestire la tua debolezza attraverso la forza che ti dà il Signore. Questa è la capacità, come dire, dell'operosità, della tua inventività, della tua capacità un pochino di gestire bene la forza che tu ricevi. Allora, anche i versetto giovani. 3, 30. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono. Capite? Anche i giovani inesperti faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza. Ma chi spera nel Signore riacquista forza. Mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Basta. Allora, da chi andremo? Da chi andremo? Sì. Ai nostri ragionamenti, al nostro egoismo, il nostro io, il mio io, i miei interessi? Lasciamo stare. Capite? Se noi perdiamo la connessione con Cristo, imparate da me. Ma insomma, Gesù perché dice imparate da me? Da chi dobbiamo imparare? Da chi dobbiamo imparare? Dai falsi maestri, dai ciarlatani di turno, dalle favole, alle nostre filosofie, o certi libri che tante volte ci infarinano cose strane e ci allontanano dal nostro essere uomini, persone dignitosi, perché il Signore ama la nostra dignità. Secondo me si può anche abbinare al Salmo che dice praticamente sono stato perduto e ora sono vecchio, sì. Non ho mai visto il giusto abbandonato, bravissimo. Penso di dimenticare il Padre. Bravo. Questo è chi si appoggia totalmente. È bellissimo, ripetilo un'altra volta. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho visto il giusto abbandonato. Giusto abbandonato né i suoi figli dimenticare il pane. Dimenticare il pane. Allora, veniamo qui ad imparare, parliamo un'altra parola, forse impariamo, sì, certo, chi è umile impara, chi non è umile ascolta, poi fa di testa sua. Allora, diciamo, informarci per formarci. Lo stampo, informarci, vedere qual è il modello, qual è l'esito di questa informazione. L'esito è questo, allora mi faccio formare, mi faccio plasmare. La plasmatura è questa, no? Questo vaso che deve essere plasmato e formato, è lui che ci forma. Allora, è bello stare nelle mani di un altro che mi forma, mi informa, e che è superiore maestro che è il nostro, che è Gesù, eccetera. Va bene, andiamo. Secondo me. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra mi sostiene, o Signore. Versetto 36. Però non abbiamo detto, dice, mi ha dato agilità come cerve, sulle alture mi ha fatto stare saldo, non mi fa fare i giri di testa, no? Ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tendere l'arco di bronzo. Questi sono gli effetti importantissimi dell'ascolto della parola di Dio. Io sono il Signore tuo Dio, che vai cercando?
ti indico tutto, ti do forza, ti do vigore, ti do ricchezza, ricchezza di consolazione, di conforto. Vai cercando, vai mendicando affetto a destra e a sinistra e poi ti distruggono. E questa è la cosa importante, questo è il primo spezzone del Salmo, è un lungo Salmo insomma. Allora andiamo, allora, seconda antifona, perché l'antifona ti dà la chiave di lettura della preghiera che stiamo facendo. Il Salmo educa e affidarsi a Lui e implorare da Lui la formazione, il vigore, la gioia di affidarsi, perché la mia preghiera ha un esito straordinario. Questo è l'esempio dell'ascolto, dove c'è un'implorazione e c'è l'esito che viene dalla nostra preghiera. Questa è preghiera. Preghiera e formazione, informazione, tutto, tutto. La tua destra mi sostiene, oh Signore. E capite? Versetto 36. La destra, perché non la sinistra? La destra è più forte. Sì, quando Gesù ascese al cielo, siede alla destra del Padre, la potenza di Dio. La destra indica la potenza di Dio. Butta la rete a destra, disse il Signore a Pietro, e prese e pesce mai finire. Hanno chiamato un'altra barca perché la prima già affondava. Alla destra, allora, io sono alla tua destra e non potrai vacillare. Salmo 122, 101 e 121. Allora, attenzione, poi non solamente la destra. Comunque, la destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore ha compiuto cose straordinarie. Versetto 36. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, mi hai esaudito e mi hai fatto crescere. Questo è bellissimo, sì, bellissimo. Aspetta, scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto. Mi hai esaudito e mi hai fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato. Capite, la bontà del Signore ci fa crescere. La bontà di chi, questo di chi si è, fa crescere. L'amore fa crescere. Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati. Sono caduti sotto i miei piedi. In fondo, quando noi preghiamo nel Padre nostro, diciamo non abbandonarci quando siamo nella prova, ma liberaci dalle insidie del maligno. Insidie. C'è in agguato, il demonio è sempre in agguato, quando meno te lo aspetti, tu è lì. Appena sei distratto, subito gli incidenti così accadono, perché uno è distratto, per rivolire di qua, di là, eccetera, chiacchiera, basta una distrazione perché incidenti. Così è, il demonio aspetta, 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 e lì ti fa cadere. Basta una debolezza. Allora insieme allora. Versetto 40. Tu mi hai cinto di forza per la guerra, hai piegato sotto di me gli avversari, dei nemici mi hai mostrato le spalle, quelli che mi odiavano li ho distrutti. Quindi attenzione, siccome noi siamo presuntuosi e vogliamo fare le cose, anche se superano i nostri limiti, allora il Signore lo ripete parecchie volte, io sono la tua forza. Tu mi hai cinto di forza per la guerra. Quindi siamo noi guerrieri, noi stiamo combattendo la buona battaglia, nel confermarci in Lui, per essere fermi in Lui, forti in Lui, per Lui. Per cui quando veramente noi non cediamo,
non cediamo alle tentazioni, non dobbiamo essere orgogliosi. Signore, se non ci fosse stato tu, cosa sarebbe stata la mia vita? È lui che ci impedisce di peccare. Lo sapete cosa diceva Teresa del Bambino Gesù? Io sono come Maria di Magdala. Si è paragonata a Maria di Magdala. Maria di Magdala è stata sono state cacciate via 7 demoni. Io sono come Maria di Magdala. Se sono quello che sono, sono così, come debolezza e fragilità, sempre in bilico, sempre in una posizione di instabilità. Però se io sto camminando così, è perché lui mi sta togliendo le difficoltà attraverso la sua parola, che è lampada dei miei passi, luce sul mio cammino. Toglie le difficoltà, non è merito mio, ma perché lui mi illumina, mi fa capire prima gli ostacoli che devo togliere. Ecco perché è un metodo preventivo. Se ci sono dei compagni che ti fanno parlare in un modo perverso, togliti da questa compagnia, mettiti con i buoni, con le persone buone, perché le cattive compagnie pervertono i buoni costumi. È così, ci avverte. Perché non devo amare il pulito anziché sporcarti per vedere come va a finire la cosa? E cioè, sono questi avventurieri che poi distruggono se stessi. Voglio vedere che cosa si prova quando devo fumare l'erbetto, prima dell'erba il fumo e così via. Voglio vedere, voglio provare, voglio... È lì che cadono gli ingenui. Provi e poi dice, beh, del resto non mi è accaduto nulla la prima volta, vediamo la seconda volta, la terza volta, finisce e va in rete. Confesso a Dio di potente. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O suo Signore, partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.
Laura ieri ha fatto gli esami per entrare nella scuola, sia al conservatorio, no, liceo. Liceo, sì. È un liceo. Il liceo, vieni qua. Facciamo un applauso. Applauso. Peccato, potevo venire io, no? Che ora era? All'una. Forse prima. Buongiorno. Comunque fai la cristoterapia, perciò va bene, no? Sì. E Umberto con la sua mitezza, la sua amicizia, veramente dopo tanti anni ha portato il suo amico, che poi è diventato mio amico, e ha fatto la prima confessione e la prima comunione dopo tanti anni. Grazie. Ma è anche lui che mi ha portato a Licata con quell'avvocato lì, che purtroppo c'è il rischio di perdere la famiglia bellissima, e lui mi ha portato lì, si sono confessati l'uno e l'altro, abbiamo benedetto la casa. È stata una persona che ha portato dovunque la parola della riconciliazione, del perdono, del compagnimento. E ogni mattina è qui, lo trovo con la corona del rosario, bellissimo, e anche è la comunione sempre. Vai in pace. Dobbiamo annunciare il Vangelo, così dobbiamo annunciare. Dovunque ci troviamo, perché altrimenti come si fa? E molta gente, non conoscendo Gesù, vivono così, in balia delle loro debolezze. Samantha, ciao. Siamo al terzo salmo, no, secondo mi pare. Versetto 41. Aspetta, prendi subito. 42. Allora. Giovanna. Comunque guardate, allora dobbiamo dire che tutta la Sacra Scrittura è improntata a farci capire che abbiamo bisogno, impellente bisogno, straordinariamente bisogno della forza di Dio, e ci fa capire che siamo vulnerabili. Il momento in cui c'è stato il peccato originale, guardate, altro è camminare su un'autostrada, altro camminare su una corda grossa quando volete. Tu, subito dopo il peccato originale, noi stiamo camminando su una corda grossa così, sempre con un equilibrio instabile. Nel momento in cui noi non abbiamo la forza da che possiamo attingere, perché grazie a questo, attingere forza da Lui, allora cediamo a destra o a sinistra, o a destra o a sinistra, perché la nostra volontà è stata ferita, la nostra intelligenza altrettanto, è anche questa indebolita, la nostra fantasia che per forza prende il posto di tutte le due altre facoltà, significa che diventiamo matti. Bisogna stare molto attenti su questo,
non siamo noi, e difatti non abbiamo stabilità noi, assolutamente. Abbiamo stabilità se non credete alla mia parola, se non accogliete la mia parola e non credete alla mia parola, non avrete stabilità. Capitolo 7 del profeta Isaia. Ma il profeta Isaia è un maestro veramente. Per fare questo ci vuole però la perseveranza. Sì. Perché ieri sono andata a trovare Simona Sanso. C'era una vista bellissima da casa sua, si vedeva il mare. Ci siamo messi a parlare così tanto del Signore, eravamo così piene, e io ho pensato che forse bisogna pregare pure perché il Signore ti tenga sempre in questa consapevolezza dello squilibrio, perché quando siamo troppo sicuri o comunque ci sentiamo pieni, innamorati, invincibili, no? Rischiamo anche di dire vabbè oggi niente non ci vado all'Alex, oppure che può capitare, oppure ci sentiamo forti, invece no, perché e allora quasi quasi abbiamo pregato perché il Signore ci tenga in questa sorta di corda, no? E di perseveranza, perché altrimenti la perseveranza viene meno quando uno si sente troppo sereno. Difatti chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. E non posso dimenticare Armstrong, che è stato quello di una grande, insieme con l'altro, non so come si chiama, l'altro astronauta, sono stati i primi che hanno messo il piede sulla Luna, no? Pensate che perfezione scientifica, dico, non dico millimetrica, dico perfezione, perché altrimenti un piccolo errore non si poteva allunare, non poteva atterrare sulla Luna, nemmeno ripartire. La cosa era ripartire, la cosa ancora più grave. Benissimo, lui che aveva questa esperienza, così anche tutti gli altri che guidano elicotteri, gli aerei, ci vuole una perfezione scientifica anche e meccanica, di istruzione incredibile. Benissimo, era talmente sicuro di sé che ha incidentato ed è morto con la macchina. E questo è terribile. Un uomo, fino a quando uno è allertato, è attenzionato, sta attento, non me ne... Poi io sono su questa terra tranquillo, no? È pericoloso lì sopra, no? Lì sopra è pericolosissimo, basta un piccolo incidente che si muore là. Oppure pensate certi astronauti che sono stati, come dire, azzerati con lo scoppio del missile. Terribile. Comunque perseverare, quelle che cominciano a gustare la legge divina, poi non vengono e tolgono, non hanno più appetito, si comincia un po'. Ma infatti questo, avere la consapevolezza dell'importanza della perseveranza, perché siamo sempre sul filo del rasoio, perché l'appetito ce l'abbiamo sempre, però poi basta niente, ti senti serena. Che c'è sempre quella tentazione che sembra che non viene da te. Cioè, oggi posso lasciare stare, quindi chiedere sempre la grazia di avere la perseveranza e la forza e la volontà di venire e bloccare gli angeli, perché siamo sempre così. Non è semplice per tutti, a volte ci dobbiamo fare violenza, una santa violenza, quello che lo dico. Brava. E chiedere preghiere affinché questa santa violenza poi succeda, perché non sempre. Io elemosino preghiere, per esempio, questo freddo in dentro, altro che merle d'Egitto, queste sono le giorni di merle, la merla, perché quelle passate manco... State. Veramente rigido, vero, freddo, e bisogna coprirsi. E alzarsi di buon mattino è un atto di coraggio. Meglio questo freddo che il freddo dell'anima.
un fatto eroico, eroico. Clelia ha scritto. Clelia ha scritto. Aspetta, Ela. Clelia. I peggiori incidenti li fanno le persone sicure. Sì, i peggiori incidenti li fanno quelli che sono molto sicuri, sicuri. Però scriviamo. Chi è che scrive? Io. Chi è che scrive? Io ho una bruttissima grafica. No, non scrivo io niente. Va bene, fai tu. Lei è una stampatella. Quindi versetto 42? Sì, aspetta, sì. Hanno gridato e nessuno li ha salvati. Hanno gridato al Signore, ma non ha risposto. Capì? Hanno gridato, troppo tardi, dicevo. Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade. Fermi, calpestate come fango delle strade. Se voi siete andati domenica scorsa, a messa il prete avrà parlato del sale, sì, che insipido viene buttato lungo la strada e viene calpestato dalle persone. L'uomo che non insapora la sua vita con la bontà, con la mitezza e con l'amore di Dio diventa insipido e dunque si trova scipito, significa mette sempre cattivo umore, non sapore, cattivo umore, e viene disprezzato dagli uomini, lo dice il Signore, disprezzato dagli uomini. È la stessa cosa, no? Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade. Insieme allora, insieme. Mi hai scappato dal popolo e di volta, mi hai posto a capo di nazioni, un popolo che non conoscevo mi ha servito, alle vermi subito mi obbedivano, stranieri cercavano il mio favore, impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra mi sostiene, o Signore. Chi sono gli stranieri, coloro che non hanno mai cercato Dio quando potevano farlo, nel tempo? Sì, esatto. Qui parla anche di sé. Mi hanno ascoltato gli stranieri, subito, e all'udirmi subito mi ubbidivano. Quello che è accaduto anche a Gesù stesso, che dove nella sua patria, lui parlando con saggezza, hanno dubitato della sua, da dove proveniva, disse, ma da dove viene questa dottrina? Non è figlio del falegname? E sua mamma non è tra di noi? Noi non sappiamo dov'è la sua famiglia, dove abita, e non credettero in lui, e per questo il Signore disse: Nemo profeta in patria, nessun profeta è gradito nella propria casa, nel proprio ambiente. E quando Gesù parlava della vedova di Sarepta, diceva: a chi ha dato la possibilità di non morire di fame se non alla vedova di Sarepta? Mentre voi che credete in lui siete morte di fame. Poi dice: a chi ha guarito, il Signore, se non il pagano Naaman il Siro, che era lebroso? Invece qui c'erano tanti lebrosi e non ha guarito a nessuno. Ecco perché voi disprezzate il profeta che è tra di voi, Gesù. Ecco per quale motivo ci sono in ogni rigo c'è il richiamo al Messia, a colui che aspettiamo. Adesso il Messia è venuto e non è riconosciuto. Venne tra i suoi e non si è riconosciuto. Perché la logica umana tante volte ci allontana dalla presenza di Dio. Viva il Signore! Benedetto il Dio della mia salvezza,
Viva il Signore, e benedetta la mia roccia. Si è esaltato il Dio della mia salvezza. Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo. Mi salvi dai nemici furenti. Dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento. Attenzione però, la persecuzione c'è sempre, però questa liberazione non è solamente una liberazione che può accadere anche fisicamente, una liberazione dello spirito, perché uno preferisce morire, perdere la vita, anziché tradire Gesù Cristo. I martiri sono questi. E sono i martiri quelli che si mettono a servizio totale dei poveri, degli ammalati, dei senza tetto, di quelli che sono affamati, come il nostro Biagio, Fra Biagio. Cioè Dio, il tempo, invece di impiegarlo per sé, l'ha impiegato per gli altri, procurando un tetto, procurando il cibo, procurando anche consolazione, anche la medicina e così via. E questa è la cosa importante, perché il morire, impiegare il tempo, uno può impiegare per sé, dormendo, mangiando, bevendo, divertendosi o meno, oppure impiegare il tempo alla preghiera, al servizio degli altri, alla disponibilità degli altri, mettendosi sempre con le mani piene, sempre pronto ad accogliere gli altri. Come ha fatto anche la Madonna, non sapeva che dicendo sì avrebbe creato una situazione per sé scomodissima, utile a Cristo, utile agli altri, come anche Gesù Cristo fu ubbidiente fino alla morte di croce. La Madonna ha seguito questo. Guardate quanto è importante quando il Signore chiama donna, perché ha un significato profondo, donna. Ecco tuo figlio. Sì, ecco tuo figlio, donna, ma anche donna che ti interessa degli sposi, oppure... Non è ancora giunta la mia. Non è giunta la mia ora, sì. E poi donna, perché dice, non sapete che io devo compiere... Occuparmi. Devo occuparmi. Ecco, sì, mi devo occuparmi delle cose del padre mio, donna. Sempre così, donna significa, perché la chiama donna? Oppure ieri abbiamo inventato nella lettera ai Galati, il capitolo 3, se voi ricordate, dice quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. È importantissimo donna, perché dice donna? Non per disprezzo, ma per far capire che lui ha preso la natura umana da una donna, come gli altri, le altre donne. Donna significa che si presentava sempre come figlio di Dio, ma figlio dell'uomo. Quindi quando il Signore parla della donna, di Maria, non perché la disprezza, assolutamente no, ma perché dice il valore della collaborazione umana nei confronti del mistero della redenzione e della salvezza. Non so se è chiaro. Così anche quando Adamo sentì solo, allora il Signore dice facciamo un aiuto simile al suo. Allora prese dalla costola della costola e formò, ed esso e formò da questa persona, questo essere. Allora Adamo la chiamò donna, significa la stessa natura umana. Comprendete, donna, ecco tuo figlio, donna, ecco tua madre. E per questo ha un valore le parole, ecco per quale motivo la Bibbia spiega la donna, la parola donna viene spiegato in questi termini,
all'inizio della creazione della donna. La donna nostra è una donna meravigliosa. Ecco, dice, apparve nel cielo una donna vestita di sé. Donna. Quindi una donna, che significa donna? Donna, carne umana, umana. Non dobbiamo crearle una divinità, non è una divinità, è una donna, carne e sangue, per questo noi diciamo madre di Dio, madre nostra però. Prega per noi peccatori adesso, capite? E il Signore l'ha ricolmato di tante grazie. Tutte le donne, tu sei benedetta tra tutte le donne. Come mai? Sì, sì, la madre del mio Signore viene a me, eccetera, sì, sì. Ha una ricchezza, la parola donna, incredibile. Quindi ha elevato la donna, c'è bisogno delle teorie che le stanno scoprendo ora, no? Che bisogna, c'è la, se, come dire, la, l'uccisione della donna, come viene chiamata adesso? Femminicidi, o donne difficili, donne difficili. Ma anche quando usa questo termine donna, quando è sotto la croce, chiama Giovanni e ci dice questo è tuo figlio, donna, no, questo è tuo figlio. Donna, perché donna? Perché tu come madre, vera mamma del mio corpo vero corpo, vero nato, quindi non è un corpo apparente. È un vero corpo umano. Tant'è che lei lo chiama figlio, sì. Non lo chiama uomo. Sì, sì, sì. Sì, sì. Anche figlio, per indicare questa figlio come uomo. Figlio come uomo, ma anche per indicare che poi siamo tutti figli nel momento. Esatto, sì. È anche vero che se c'erano fratelli e sorelle, non va più da parenti. Sì, sì, esatto. Sì. Andiamo. Che bello. 150. Per questo, Signore, ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Togli il velo ai miei occhi, Signore. Scruterò i prodigi della tua legge. Guardate che finisce così a Davide e alla sua discendenza. Quindi incluso che cosa? No. Alla sua discendenza. La discendenza davidica è una discendenza messianica, perché è di là, dal ceppo di Davide. Guardate come in tutti i salmi, in tutti i libri della scrittura, c'è sempre in dissolvenza, si vede il futuro, il Messia, capite così? Quindi l'avvenimento di Cristo è eccezionale, straordinario. E chi è che ci fa comprendere la preziosità della scrittura? Gli avvenimenti della storia. No, dopo il Vangelo. Questa storia non viene a caso, la storia. La storia ha una progressività così bella, poi una progressività che si va snodando, si va schiudendo, si va aprendo, come i fiori così, e poi come gli alberi che crescono. Qual è la lettura qua? Galati 4, 8:31. Perché non ti porti la Bibbia? Santa pazienza. Si è scollata, guarda, la devo incollare. Allora, sì, non sei incollato. No. Tu sei un tecnico. Ascolti, ci vuole una laurea. Io ieri ho messo tutti questi segnalibro,
mi è venuto il mal di schiena, il mal di testa e alcune, le prime sono messe malissimo, poi sono diventata brava verso la fine. Ci sono anche i nastrini pure, i nastrini. Siamo? Aspetta. Ma un tempo. Aspetta un attimo, capitolo 4. Galati. E 4:8. Ma un tempo. Per la vostra ignoranza di Dio, voi eravate sottomessi a divinità che in realtà non lo sono. Ora invece che avete conosciuto Dio, anzi da Lui siete stati conosciuti, come potete rivolgervi di nuovo a quei deboli e miserabili elementi, ai quali di nuovo come un tempo volete servire? Voi infatti osservate scrupolosamente giorni, mesi, stagioni e anni. Temo per voi di essermi affaticato in vano a vostro riguardo. Cioè dire, non è l'osservanza esteriore delle cose che salvano l'uomo, ma invece è lo spirito profondo cui uno deve vivere intensamente. Io vado a festa, a fare la festa adesso c'è un ricchissimo programma sul mondo migliore, ricchissimo, una cosa incredibile. Cioè lì sono uscite fuori cose innovative, meravigliose, stupendo. Cioè per nessuno, perché poi non viene nessuno, i turisti. Se è tutti il sabato, quindi dico 15 giorni per ridurci poi a un... Comunque, certo. Sì, hai visto il tuo programma? È bene però sapere che stiamo vivendo nel nostro contesto bello, bellissimo, però manca un'anima, è chiaro, perché lì se ci sono i soldi, è per i soldi che si fanno, e vengono le persone con le loro arte, con le loro... capacità grandissima e di danza, di musica, di tantissime cose, eccetera. Però partecipiamo al fattore umano, mettiamoci anche noi nella partecipazione qualcosa di comporto, pulito, no? Perché faccia capire che la nostra festa deve venire ancora, no? E noi possiamo gustare ancora meglio queste festività. Se noi mettiamo un'anima in nome di Gesù, dobbiamo festeggiare le cose, noi siamo nella gioia e anche saper soffrire pure, no? Vedere tante volte molta gente essere coinvolte dallo spirale, questa spirale stranissima che li aliena molte volte, e tante volte vanno a finire alle ubriachezze, alle orge e cose del genere. Comunque e se io ho la possibilità di avere questi programmi, è bene che lo sappiamo, lo conosciamo. Siamo? Voi infatti osservate scrupolosamente giorni, mesi, stagioni e anni. Temo per voi di essermi affaticato in vano a vostro riguardo. Siate come me, ve ne prego fratelli, poiché anch'io sono stato come voi. Non mi avete offeso in nulla. Sapete che durante una malattia del corpo vi annunziai il Vangelo per la prima volta. Quella che nella mia carne era per voi una prova, non l'avete disprezzata né respinta, ma mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. Allora, non mi avete offeso per nulla, quindi ci sarebbe stato un atteggiamento piuttosto provocante, piuttosto di dubbio e di incertezza, perché molte volte nell'annuncio del Vangelo, invece di ascoltare e di rimanere fedeli a quello che lui aveva detto, sono andati a finire in altre ideologie, e lui li rimprovera aspramente, e poi c'è anche questa costernazione da parte dei Galati,
dice, comunque se avete capito la mia lezione di richiamo e anche di disciplina, voi se avete capito non mi avete offeso per nulla, comunque voi siete invece, siete stati richiamati perché la mia predicazione non fosse vana. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Vi do testimonianza che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati anche gli occhi per darli a me. È bello, benissimo. Sono dunque diventato vostro nemico, dicendovi la verità? Costoro sono premurosi verso di voi, ma non onestamente. Vogliono invece tagliarvi fuori perché vi interessiate di loro. Così come testimoniano evangelisti che con loro attenzione particolare tirano i cristiani ignoranti alla loro parte. E c'è stata una persona, una parente lontana di Antonella Manzato, lontana, che veniva qui, faceva veramente, era assiduo, eccetera, a un certo punto cadde ammalata e ancora questa malattia se la sta portando quasi alla tomba, che essendo stata visitata spesse volte da evangelisti, ha cambiato religione e ancora continua ed è la sorella di Ida, quella ragazza che quella ragazza che viene in estate, viene ogni mattina qui e lei è turbata perché sua sorella non crede alla Madonna, non crede al Vangelo, alla Chiesa. Non credono ai santi gli evangelisti. Come? Gli evangelisti non credono ai santi. Se non credono ai santi e così via, sì. No, la Madonna ci credono perché sono cristiani, solo che non attribuiscono... E la Madonna ci credono. La vedono come una donna normale. La vedono come una donna normale. Una parte che si stanno avvicinando, ma non ci credo, perché addirittura dice, ormai la Madonna ha fatto il suo compito, ha dato Gesù Cristo, non c'è più nulla. La vedono come una donna normalissima. Non credo come santi, ecco. Io per sentito dire, tu dici un'altra cosa, non so. No, io perché siccome sono evangelisti cristiani. Sì, ma non credo nella santità della Madonna. Dicono manco l'Ave Maria. Una mia compagna evangelista, loro vedono la Madonna come una persona normalissima. Così, come te, come una persona normale. Hanno messo teorie strane. Teorie strane. Terribile. Meglio non pensarci. Ci sono anche umane tra tutte le altre cose. Andiamo? La storia di Gesù mi sembra uguale. La storia di Gesù loro parlano, sono cristiani ma non sono cattolici, apostolici, ecco la differenza. Quindi inganna questo di qua, soprattutto sì, che ignorante non conoscete. Poi lì tra poco. È bello invece versetto essere circondati di premure nel bene sempre, e non solo quando io mi trovo presso di voi, figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi. Guardate quanto è importante. E allora i genitori sono madri non solamente quando partoriscono i loro figli, ma quando rigenerano la fede, altrimenti non sono madri. Hanno dato la vita, la carne dei figli, però li hanno abbandonati, ma non sono madri. Le vere madri sono quelli che crescono, non quelli che rigenerano poi alla fine. Quelli che ricrescono diventano madri, non tanto che rigenerano. Sì, sì, però credono che dà un senso. Ma Madre Teresa Calcutta, madre. Generano fede. Sì, generano la fede, sì. Io faccio, guarda che bello. Cristo, abiti per mezzo della fede nei nostri cuori. Sì, quindi generando. Sì, esatto.
Sì, perché ci sono delle madri che generano figli, ma non sono figli. Sono figli della carne, non dello spirito. Guardate quanto è importante il capitolo primo di Giovanni, Vangelo di Giovanni, e dice proprio questo. Siamo figli di Dio, non di sangue né di carne, ma siamo stati generati alla vita per mezzo di Gesù. Giovanni primo? Sì, primo capitolo. Andate a prendere il versetto. Sempre, questo 13, il quale non da dal versetto 12. Vediamo. A quanti però lo hanno accolto? Ecco, le hanno accolto tutti quelli che accolgono Gesù Cristo. Ha dato il potere di diventare figli, ecco, di Dio. Capite? Quelli che accolgono Gesù Cristo ha dato il potere di diventare figli di Dio, non da sangue. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Capite? Allora, quando i figli vengono abbandonati, e non accompagnati, come Alessandra accompagna i figlioli ad essere ministranti, queste sono mamme, e quando li fa pregare a casa, queste sono madri. Così è madre Daniela, che porta il suo figliolo Gianfranco a messa la domenica e chiede: quando riceveremo anche il sangue di Gesù? Bellissimo. La prossima domenica a lui darò il sangue, il corpo e il sangue di Cristo. Lo chiamo all'altare, mi riprende e glielo diamo. Quindi mettete la vita. Mettere allora alla sottoscala. Posso chiedere una cosa? Perché una cosa voglio chiedere. Perché ancora non si può dare il... È ancora una regola del... Sì, certo. Non si può dare... Ancora no. Non c'è niente. Anche prima era un po' sospeso. Non c'era un'ufficialità. Ed era un po' dentro la disponibilità del sacerdote, del parroco, e io facevo sempre. Ma adesso non si dice nulla, non si dice nulla. Quindi a un certo punto dovrebbe essere secondo la discrezione del parroco. E come la comunione io non ho mai capito, ci sono di veloce per l'ubbidienza, ma ricordo che si deve leggere le mani. Ma io dico, la differenza tra le mani e il riceverle in bocca, ad esempio per me secondo me in bocca era diretta, però nella mia ignoranza. Ora, però io te lo ricevo nelle mani, prima avevo qualche scrupolo. Ora, gli scrupoli li ho tolti, dico, ma è necessario prendere le mani, non si può fare come... Dico, sì, prima, sì. Ma... Lo sai che però mi piacerebbe perché ci fosse attinto nel sangue di Gesù. In certe parrocchie... Non è possibile. Qui come si crede? In ginocchio, in piedi, con le calze. Ma lo sai che mi è successo 2-3 domeniche fa? Sono andata a fare la comunione e c'era un sacerdote, non era il parroco, in quel momento era presente lì, che mi conosce benissimo, io lo conosco, gli voglio un bene grandissimo. Mi avvicino e le mani non le avevo pronte per la, perché lo volevo ricevere da lui. Lui mi ha guardato come Padre Pio guardava i peccatori, che mi sono turbata, mi ha guardato e mi ha detto no, proprio no secco. Tant'è che sono tornata, quindi l'ho presa e sono tornata al banco, ho detto, siccome lo conosco, che è troppo rispettoso delle regole della Chiesa, dico, forse c'è questa regola ancora e lui vuole rispettarla fino in fondo, anche se non c'era il male in quella mia richiesta. Poi sono andata a trovarlo e me lo sono rimproverato buono per buono, perché dico, comunque, io me ne sono andata turbata. Sono venuta poi giorni a seguire qua e l'ho presa infatti nelle mani, perché ho pensato, non faccio peccare.
Padre Giammus, perché comunque il sacerdote deve attenersi alle regole della Chiesa, siccome c'è libertà, mi pare di capire adesso. Certo. Quindi a discrezione. Sì, si capisce. Però il sacerdote deve sanificare sempre, deve sanificare le mani che deve dare. Però Padre Giammus, con la situazione del Covid che siamo stati obbligati, è stato per me invece una scoperta fare la comunione, come quella donna che ha detto: se riuscirò a toccare sulle lembo del mannello, guarirò. Bello. Mi sembra un contatto diretto, io lo vedo come una grazia invece che come una negazione. Non può essere alcun umiltà, essere cibati come da Gesù stesso. Quando si è bambini, se noi riceviamo l'imboccata, no? Di Gesù, è anche un senso di umiltà, uno può anche mettere tutte le intenzioni, l'intenzione che santifica il gesto è l'intenzione. Padre Giammusso, ci saluta Alessandro Agricola. Ah, Alessandro. Ciao Alessandro. Aspetta, allora ti salutiamo, fai vedere come li salutiamo. Carissimo Alessandro, ti siamo vicini. Anche Salvatore, bravo Salvatore. Alessandra, Giusi, Elvira, Maria Pia. Praticamente bellissimo. Bello. La mamma me l'ha mandato, la mamma, io l'ho fatto girare, meraviglioso, grazie Alessandra. Allora, anche gli altri devi mettere. Tutti hanno salutato. Daniela. Io non lo so. Non la conosco, non sai. Alessandro, io la mamma la conosco. No, non c'è la che giorno, Mariella. Mariella, sì. Mariella. Poi Padre Giammusso, del dire gli facciamo vedere la foto che lei ha. Ho confuso io, allora, Alessandro. Per me Alessandro era figlio di una frase. No. Hai preso Daniela? Sì. Con io? Sì. Ma io allora che ho fatto? Per me Alessandro era figlio di un'altra signora molto carina, piccolina, che somiglia un po' a mia mamma, che non è Mariella. E io le ho detto: signora, una grazia per un figlio. Ma può essere che questa signora ha un figlio? Si chiama Alessandro pure. Aspetta, è di Fontanelle? Non ne ho idea. Sì. No. No, non ti preoccupare, io faccio scambi di persone. Che allora, prese Adele, hai preso Adele? Adele non. Vabbè, tutti hanno salutato. Tutti hanno salutato. Tutte, vabbè. Vorrei essere vicino. Anche Giovanna? Tutti. Sì, è nascosto qui. No. Si vedeva, tutti hanno salutato. Vediamo. Vorrei essere vicino a voi in questo momento e cambiare il tono della mia voce, perché sono perplesso a vostro riguardo. Aspetta, versetto dammi. 20. Ora 21. Sì. Ditemi. Voi che volete essere sotto la legge, non sentite che cosa dice la legge? Vediamo cosa dice la legge. E guardate, prende un esempio storico, Agar e anche Sara. Vediamo. Sta scritto infatti che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Capite? Allora, Sara ebbe un figlio dalla promessa, cioè dire non dalla legge della carne, quella lì era feconda, Agar era feconda per natura, Sara invece era sterile. Allora il problema di fondo è questo,
La promessa supera la legge. La legge è propedeutica alla fede. Nel momento in cui uno viene guidato dalla legge, nel momento in cui crede nel Signore, la legge scompare. Vi faccio un altro esempio pure. Scompare perché il figlio della promessa è molto più grande, Isacco, molto più grande del figlio di Agar, che si chiama Ismaele, che poi è diventato un pochino il capostipite dei pagani, gente pagana, che sono stati, questa è stata, si sono appropriati di questo i nostri maomettani. Comunque, e dice anche un'altra cosa: quando tu ti sei convertito ed eri pagano e tu convivevi con una donna che crede nella parola di Dio, tu pagano, tu donna che credi in Dio, devi rimanere con quello che sta accanto a te, marito, ma pagano, che non crede, perché la donna cristiana santifica il marito pagano, perché colei che crede in Dio, ecco Mariella. Allora, colui il quale crede in Dio è l'essere che vive nella parola, che promette cose straordinarie. Invece uno che non crede è un pagano. Allora, chi crede santifica il pagano, supera la legge della carne o della ragione che non crede. La ragione, una persona irragionevole non ragiona, allora è pagano. Capite quanto è grande l'essere cristiani? E così via. Comunque, guardate, applicate questo principio per cui noi possiamo vivere anche felici anche nel peggiore degli ambienti, anche se pensate che per far abbiurare Agata dalla religione, la santa della religione, l'hanno portato in casa di prostitute, e sono state quelle che sono state convertite invece, capite? Perché la potenza dello spirito è molto più forte del marito pagano oppure di chi non crede. Non, tu devi rimanere lì, non devi scappare, non devi fuggire, rimane lì. I carcerati, ricordate Giuseppe Conti o no? Quello lì che è ergastolano, cioè della pendenza, e c'è una pena di ergastolo, benissimo, si converte nel Signore, è felice e mi dice: io sono, ho 27 anni allora, sono stato preso in una colluttazione con me, lui era stigliaro, con i carabinieri, sono stato ferito e sono stato portato in carcere, prima a Palermo, poi qui ad Agrigento, perché per la causa, eccetera, è stato, e quindi tutto in imputazione ergastolo. Allora, quando ha incontrato la misericordia di Dio, si è convertito, vi ricordate? Io lo parlo sempre. È venuto a trovare anche a festeggiare il suo matrimonio. Ma qui questo signore, ma se era ergastolano, no, poi l'hanno fatto uscire. Dopo diversi anni. Sì, anche perché ci sono stati miracoli meravigliosi, segreti. Se vengo a sapere lo riprenderò di nuovo. Addirittura, siccome sì, era stato ferito, pensate, è stato quindi un segnale preciso del ferimento. Quando hanno fatto poi l'analisi balistica,
l'ansia anche se c'è la ferita non c'era più. Ma è lui da convertito però. Quando si è convertito il Signore ha fatto scomparire tutto, ma la sua buona condotta toccava anche gli altri che chiedevano consigli, conforto, pregavano insieme. E lui diceva così, dice, 6 mesi di matrimonio, ho lasciato la moglie, 6 mesi di matrimonio, sono stato portato qui, ho lasciato la mamma, il lavoro, la dignità mia, ormai la mia onorabilità, la famiglia è stata calpestata, eccetera, ma qui è esitato, perché la cosa bella è questa, perché lui sentiva una gioia grande che esito a dire, io sono felice di essere venuto qui e di avere anche essere stato stillato, ma adesso non ci sono più, perché mi sono convertito a Cristo, io sono felice perché qui ho incontrato Cristo, sono felice perché qui ho incontrato Cristo e vi assicuro che il carcere non lo voglio augurare nemmeno per 2 giorni, 3 giorni a nessuno. È terribile la mancanza di libertà in una cella. Pensate a una persona cristiana, cattolica, meravigliosa che ho incontrato, purtroppo siede all'isolamento 15 giorni e loro andavo sempre a visitare lì. E lui mi disse, mi devi dare una corona, giusto, io ce l'avevo, però poi quando dice ti porterò la corona, quando sono andato a portare la corona, aveva già una corona fatta di un laccetto dove aveva fatto 10 nodi. La corona bellissima. E mi pento io di non avermela dato, perché avrei detto come cimelio, come segno profetico del conforto di un cristiano in carcere lì che ha vissuto quei 15 giorni terribili da interno. Comunque capite, la nostra fede è tale, talmente paradossale che ci fa vivere bene anche nelle carcerazioni. Felici, perché Cristo ci rende felici, non è l'ambiente, non è il luogo dove siamo noi, non sono le compagnie. Ha scritto pure un libro, no? Sì, un libro. La cosa nostra, sì, cosa nuova. Cosa nuova, la cosa. Allora, Maricò, e finalmente Maricò, benvenuta Maricò, che ho da fare con te, donna? Si riprende, che ho da fare con te donna? Cioè dire nelle nozze di Cana. Forse Gesù vuole far crescere la madre nel suo rapporto con lui. Anche quello si invita la Madonna ad essere prima che madre una donna capace di ubbidire alla volontà di Dio. Brava Maricò, brava Maricò, è così, capite? Dobbiamo imparare la Madonna ad essere madri. Grazie. Tu hai perfezionato quello che abbiamo un po' abbiamo balbettato. Loredana Lupo, buongiorno a tutti, pregate per le mie intenzioni, grazie. Ida Di Rosa, brava, ecco Ida, l'abbiamo detto, no? Pregate per noi, un abbraccio a tutti, e anche per tua sorella, no? Tua sorella, no? Ida De Rosa. Clelia? No, questo è quello che ho detto. Jacopo, sì. I peggiori incidenti li fanno le persone troppo sicure. L'abbiamo detto. Due, tre testimonianze bellissime. E che dici? Io mi guardavo la roba. Sono stata con Angela, a Santa Elisabetta. Al pronto soccorso. No, pronto soccorso. Guardia medica. Sì, guardia medica. Hai riposato un po'? Sì.
non c'è stato nessuno? Abbiamo salutato da Alessandro. Sì. Non c'è stato nessuno? Uno alle 3 stanotte che aveva un dolore fianco. Sì. Però in questa parte America non ci sono medicine. Sanitaria virtuale. Purtroppo. Anche l'ospedale, vero? Sono andata così in ospedale che ti dicono, signora, esca e vada a comprare le medicine, che vuoi? Capito? Lo dico al dirigente. Di buono a Santa Elisabetta c'è la santa. Sì, confesso a Dio di potenza. E a voi di fratelli, a non svegliarsi presto dopo che ci sono questi conforti meravigliosi, dolcissimi. Veramente è una cosa, questo è il piccolo paradiso. Veramente. Qua siamo a Lourdes, padre siamo, qua siamo a Lourdes, qua siamo a Lourdes. Qua siamo in tutti questi posti. Il paradiso. Ci sono pure gli animali. Ci sono pure gli animali. Bravo. Sono contento perché è stato promossa il liceo musicale. Ma lei è brava, padre Giammuzzo, devo dire che è la prima volta quando lei è chiamata. Lei mi fa proprio sentire, mi fa emozionare perché spazi così vicino. Ma è la quadretta, piccola, da piccola, presto. Vedrete quello che sta crescendo ora. Sono ho assistito all'elezione che ha da Michela qualcosa di bello, è lei che ripete le cose con precisione, con i ritmi, una cosa incredibile. Quanti sono i ragazzi? 5? No, 4. Lei è la più piccola di tutti, sì. La più piccola, ed è quella che apprende. Tu sei rumorosa. Però sicuramente è un dono, ma c'è anche tanto lavoro dietro. Sì, perché sì. Io quando vengo lei è sempre là dentro, sì, con la maestra. Sì, che sì. Il talento c'è, ma c'è anche tanto studio. Anche da, sì. C'è lo studio, sì, è vero. Possiamo completare magari. Completiamo, sì. Non ti preoccupare, ciao.
tempo e guadagnerai il denaro. Io sono contenta che ci alletta, perché sono potuta venire presto. Sì, la provvidenza, perché lui spende bene il tempo e poi anche la provvidenza non mancherà mai. Versiamo versetti che io finivo. Ora. Aspetta. 24. Ora queste cose sono dette per le allegorie. Le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Il Sinai è un monte della rabbia. Essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto in Matteo. Gerusalemme, la madre di tutti noi, che sarebbe la Chiesa. La Chiesa. Attenzione, perché quando c'è, carissima, pace a te, carissima. Leo. Attenzione. Leo. Sì. Leonide. Allora, Leonessa d'Italia, no? Attenzione, stavo dicendo. La Gerusalemme, quella costruita, tempio, è la figura della Chiesa che Sion, noi. E allora, questa la personificazione, chiamiamola così, fatta di pietre, di costruzione, però richiama una Chiesa fatta di carne. La Madonna diventa la profezia più autentica di tutta la Chiesa, perché è santa, immacolata e senza rughe, immacolata. Comunque bisognosa, e la Chiesa è bisognosa, è santa, immacolata, ben bisognosa di purificazione. Poi la Santa Messa ci dà, concretizza la profezia, quando dice beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. So che la Teresina è la Chiesa mia madre. Cioè, Chiesa mia madre avrà un cuore. Io nella Chiesa mia madre sarò l'amore. Benissimo. Grazie. L'hai messo tu nella tela, bellissimo. Voi rallegratevi. Invece tu, versetto 27. Rallegrati, stelle, tu che non partorisci. Grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. E voi, fratelli, siete figli della promessa alla maniera di Isacco. Ma come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato secondo lo spirito, così accade anche ora. Ismaele, così accade anche ora, perché le due madri poi avevano gelosia. Sara era gelosa perché dice: tu sei attento ad Agar e a Ismaele e tu mi hai trascurato. E il Signore gli dice: quei tre dicono l'hanno venduta, avrai un figlio. E l'ha composta in questo modo. Ma come allora? Però sì. Però che cosa dice la scrittura? Manda via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non avrà eredità col figlio della donna libera. E così sono termini di paragone, no? Per far capire che la nuova alleanza nel sangue di Gesù è molto più grande del sangue degli animali. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Chi ci rende schiavi? Il peccato. La carne. Allora attenzione, adesso inizia la condanna della carne, e non dimenticate, la carne
quando si parla legge della carne, come oggi mi pare che sia la legge della carne, quella della fornicazione, dell'impurità, della dissolutezza, dell'idolatria, della stregoneria, di inimicizie, discordie, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, adulterie e cose del genere. Noi siamo figli della promessa, alla maniera di Isacco, non figli di una schiava, ma di una donna libera. Cristo ci ha liberati e come lui saremo liberi. Il Signore è lo Spirito. Dove c'è lo Spirito del Signore è la libertà. Cristo ci ha liberati e come lui saremo liberi. Al sorgere del sole, ascolto Padre Santo.